Il muso è il progetto, secondo me, è una contaminazione di idee, proprio perché il progetto, secondo me, vuole raccogliere le opinioni e i pareri dei cittadini, in particolar modo dei residenti della città di Trento. Noi stiamo vivendo un processo di costruzione, appunto, che trasformerà il Museo attuale delle Scienze, lo porterà al nuovo museo, e quindi abbiamo bisogno del parere e delle opinioni della cittadinanza per cercare di fare il meglio possibile. Ovviamente non accontenteremo tutti, ma almeno ci proviamo. L'obiettivo di quest'anno, oltre a, come ho già detto, quello di raccogliere appunto il maggior numero di opinioni e di richieste da parte dei cittadini, quest'anno è anche quello di mostrare la collaborazione e il network fra le istituzioni di ricerca presenti sul territorio. È sempre stato così, ma quest'anno l'abbiamo proprio voluto mettere in piazza. Il museo sarà in piazza per una settimana e insieme al Museo delle Scienze saranno presenti anche la Fondazione Bruno Kessler, la Fondazione Edmund Mach e naturalmente l'Università degli Studi di Trento. Quindi le istituzioni di ricerca più importanti sul territorio saranno qui in piazza insieme a noi, proprio a dimostrazione del network e del team di progettazione che si è creato nei confronti del nuovo museo. Chissà che cosa succederà quando nella primavera del 2013 si apriranno le porte del nuovo museo. Sicuramente cambierà qualcosa. A mio giudizio si amplierà il centro di questa grande città, che non sarà fatto solo dal centro storico, ma io mi auguro che diventi anche un altro centro visitato e frequentato come il centro storico, il famoso Giro al Sas, anche questo quartiere avveniristico progettato dall'architetto Renzo Piano. E perché no? Perché il Museo delle Scienze diventi uno dei cuori di vita vissute dai residenti della città di Trento. Sarebbe veramente bello. Allora, la sfida, mi piacerebbe sì che oltre a un luogo di cultura e di ricerca, che non ho dubbi che diventerà per le competenze all'interno del museo e di questi network che si stanno creando anche a livello internazionale, che la sfida sia quella che faccia parte della quotidianità delle persone e che quindi le persone lo visitino e lo frequentino veramente tutti i giorni e che lo vedano come un luogo di incontro, di dialogo, che fa parte della città, della loro quotidianità. Mi piacerebbe che il nuovo museo, oltre ad avere questa attenzione verso i contenuti proposti all'interno, il direttore avesse la stessa attenzione verso le risorse umane che andranno a implementare questa grande struttura. Attenzione c'è sempre stata da parte del nostro direttore. Io oserei chiedergliene qualcosa in più per il suo personale.